Salve popolo di YouTube, NeoGeo82 qui per darvi il benvenuto a VideoGems 2011. Ma vi chiederete, che cos'è VideoGems? Presto detto, quest'anno è stato molto prolifico riguardo alle uscite di videogiochi su tutte le piattaforme. VideoGems è una speciale selezione di 8 titoli, che 4 diversi YouTubers vogliono proporvi tramite questo video, appunto VideoGems. Questo video sarà diviso in due parti. I personaggi coinvolti in questa operazione saranno Mashiro Tamiji per K-Damage TV, Musehead per Retro Gaming History, Bruno B per Recensopoli e io, NeoGeo82, per il canale Shion. Ma bando alle ciance e diamo il via alla presentazione delle nostre prime 4 gemme. Blue tiles. Check the cars, David. Check the cars, David. Fra tutti i videogiochi usciti nel 2011, non è facile sceglierne soltanto due da proporvi. La mia selezione alla fine si configura come un tributo alle avventure grafiche. Sono cresciuto videoludicamente sia negli anni 80, nella parte finale, che in tutti gli anni 90, e le avventure grafiche per me sono state uno dei generi più importanti e più coinvolgenti in assoluto. Con mio sommo rammarico ho vissuto la grande flessione di popolarità di questo genere a ridosso degli anni 2000, che si è protratto anche per il decennio successivo. Non si trattava certo di una scomparsa, ma sicuramente di una virata dell'attenzione del pubblico di massa verso altre tipologie di prodotti come survival horror, FPS, giochi di ruolo giapponesi. Anche se qualche bel gioco come Siberia o The Longest Journey si è visto, era molto preoccupante che alcuni grandi publisher preferissero pubblicare altre cose, come Sierra e LucasArts, quest'ultima si era praticamente concentrata solo su Guerre Stellari. Dei grandi designer, quindi, si perse progressivamente traccia. Fra questi vi era assolutamente Jane Jensen, una delle menti più attive della Sierra, nonché autrice della saga di Gabriel Knight. Il tema preferito nonché bandiera delle opere della Jensen erano le atmosfere soft horror, di gusto spiccatamente femminile. Il pubblico le adorava e Gabriel Knight fu per molti una delle migliori avventure grafiche dell'intera storia videoludica. Nel momento in cui la Sierra decise di non dedicarsi più alla pubblicazione di avventure grafiche, la Jensen non si perse d'animo e cominciò a cercare altri publisher pronti a mettere sul mercato i suoi lavori. Ma erano tempi duri per tutti, di conseguenza il progetto che aveva in cantiere, Grey Matter, sembrava avere la strada sbarrata. Era inizialmente previsto per il 2003, poi è arrivato un rinvio fino al 2004, poi un'altra compagnia lo ha ripescato nel 2006 per pubblicarlo nel 2007, ma neanche quella volta si fece niente. Alla fine, quasi a sorpresa, la DTP Entertainment acquisì i diritti e quindi lo pubblicò a titolo definitivo nel febbraio 2011. I saw that. I assumed it belongs to Sam. It's broken down from what I can tell. That explains the state she arrived in. It's a bloody eyesore. Well, since no one ever comes to Dread Hill House. Come in ogni avventura grafica che si rispetti, il cuore è la storia. Samantha è una giovane che vive quasi solo di espedienti, cercando soluzioni puntualmente estemporanee, senza mai sistemarsi. Ha studiato lettere senza mai laurearsi. Ha studiato magia senza mai diventare una professionista e dal momento si trova nei dintorni di Oxford a vagabondare con la sua motocicletta, finché quest'ultima non l'abbandona nel bel mezzo di una tempesta. Si trova al cospetto di una grande villa mentre cerca di farla ripartire e lì si ferma una macchina ed una ragazza che è lì per fare da assistente al proprietario della villa. Proprio mentre suona il citofono però qualcosa la spaventa terribilmente e scappa via. A Samantha quindi viene l'idea di farsi passare per l'assistente in fuga per approfittare di una notte al coperto e al caldo. Una fortunata o sfortunata successione di eventi farà in modo che Samantha non vada più via dalla villa, aiutando il proprietario che si rivelerà un neurobiologo di altissimo livello. Grey Matter si sofferma e vive fra le distanze che intercorrono tra realtà e suggestione, o fra scienza e sentimento.
Il protagonista è il dramma del neurobiologo David, che coinvolge sia il destino di Samantha che quello di Ellie stesso, che potremo anche controllare nel corso dell'avventura. Alla base di tutto l'impressione di poter sentire ancora la moglie morta da tempo. Tutto si fonda sull'isolamento di questo eminente scienziato, il quale investe tutto se stesso per dimostrare l'impossibile, comunicare con i morti, che sono ancora intorno a noi. Se si tratterà di una favola da lieto fine o del dramma di un uomo solo, lo scopriremo soltanto alla conclusione dell'avventura, che si rivelerà un percorso di estrema delicatezza in una Oxford magica. Gli enigmi non sono sempre riusciti, i filmati di intermezzo a volte addirittura brutti. Ma alla fine non sarà importante. Il talento della Jensen compenserà a tutto. Capsized, ovvero rovesciato, scuffiato, è un termine che si usa nella vela quando una barca si ribalta in mezzo al mare con la chiglia fuori dall'acqua e l'albero con tutte le vele che rimangono sommersi. È proprio questo quello che succede al nostro protagonista, un astronauta che si trova a scuffiare nello spazio con la sua astronave cadendo su un mondo alieno bellissimo ma tremendamente ostile. Così disperso dovrà mettersi alla ricerca dei suoi compagni di viaggio sparpagliati nelle misteriose lande autoctone. Questa è la premessa narrativa del platform shooter dell'indipendente Alien Trap, uscito su Steam quest'estate e in tempi recentissimi anche su Xbox Live Arcade. I fan di Turrican rimarranno di certo affascinati da questo titolo, e non solo loro. Le cose che colpiscono nell'immediato sono sicuramente la grafica e il sonoro. Infatti questi sono due aspetti curatissimi dell'intera produzione. Un fantastico 2D disegnato a mano ci restituirà un mondo alieno ricco e pulsante di vita, mentre per tutto il gioco ci accompagnerà una colonna sonora veramente da urlo. Ma Capsized impressiona anche dal lato del gameplay, implementando, oltre che un ricchissimo arsenale di armi diverse ed equamente calibrate su ogni tipologia di nemico, anche una gestione della fisica molto curata, capace di dare a questo gioco un aspetto peculiare. Infatti, assieme alle armi da fuoco, potremo usare un comodissimo rampino elettromagnetico, pratico per muoversi agilmente nei vari livelli, ma anche utilizzabile alla stregua di una gravity gun per prendere e scagliare oggetti dello scenario. L'alternanza tra spari e l'uso della fisica restituisce al gioco una complessità che raramente si era vista in altri platform del genere. La longevità non è molto consistente. Avremo una modalità campagna che ci permetterà di affrontare tutti i 12 livelli del gioco in successione, assistendo al progredire della storia con la possibilità di affrontare il tutto anche in cooperativa con un amico. In più avremo anche una sezione arcade composta da diverse modalità, riprese soprattutto dai sparatutto in prima persona, come il deathmatch contro i bot, oppure una modalità survival dove dovremo sopravvivere alle crescenti ondate di nemici. Capsized è davvero un gioco fenomenale sotto molti aspetti. È uno spettacolo sia per gli occhi che per le orecchie ed è davvero molto divertente sia giocato da soli che in compagnia con il co-op locale. Assegno a questo gioco il premio Migliore Scuffiata del 2011. Evolver 360 è uno sparatutto a scorrimento orizzontale, uscito negli ultimi giorni del 2010 e arrivato direttamente dal Giappone nella sezione indie del marketplace Xbox. Ora, di solito gli indie Xbox hanno una grafica che quando va bene è sulla amatoriale di belle speranze. Per cui quando si avvia questo titolo e ci si ritrova di fronte a una grafica tridimensionale fluidissima, ricolma di effetti speciali, diciamo che fa la sua bella figura. Revolver 360 è il tipico ballettel nipponico, in cui la nostra navicella è una specie di robot geometrico che se la deve vedere con altri robot geometrici usando il classico sparo standard affiancato da un laser in grado di disintegrare anche i proiettili nemici. Il
vero twist del gioco però consiste nella possibilità di poter ruotare tutto lo scenario lungo l'asse orizzontale, in modo da poter da un lato schivare certi pattern di proiettili più agilmente, e dall'altro di poter allineare i nemici in modo da poterli far fuori senza problemi. Sono previste due modalità di gioco. In una, che è quella che state vedendo, si affronta una serie breve e predeterminata di livelli. Si è invincibili e lo scopo è di fare quanti più punti possibili. A seconda del livello della propria performance, gli stage e i pattern d'attacco dei nemici cambiano leggermente, in modo da adeguarsi alla bravura del giocatore. L'altra è una modalità survival, in cui si affronta una serie infinita di livelli casuali, intervallati da degli scontri con dei boss, e in cui si ha una quantità limitata di energia, ma in compenso si possono ricevere diversi tipi di power-up. La cosa più bella di questo gioco comunque è il suo essere così meravigliosamente retro, anche se in una veste moderna e luccicante. Quando ci si ritrova immersi nello spazio profondo, circondati solo da stelle in fiamme e giganti di gas, per poi passare a sorvolare oceani infiniti o fiumi di lava ribollente, si ritorna un po' a certe atmosfere fatte di meraviglia e stupore, al gioco spaziale in cui se da un lato si sparava ai nemici, dall'altro si affrontava un viaggio solitario e avventuroso verso l'ignoto. Insomma, vabbè. Se vi piace il genere e se le immagini che state vedendo vi stuzzicano, provatevi almeno la demo. Buongiorno amici di YouTube, qui è Mashiro Tamigi, per le perle che ho scelto di elencare in questo video per quanto riguarda il 2011, ho deciso di parlarvi di Serious Sam 3. Serious Sam 3 è un gioco che sicuramente riprende i fast di quelli che sono stati i primi Serious Sam, quindi Serious Sam The First Encounter e Second Encounter, e ripropone con alcune delle meccaniche tipiche dei moderni FPS, però mantenendo comunque lo stile tipico dei precedenti capitoli, soprattutto appunto i primi due Encounter. Serious Sam 2 non è stato ben accolto dalla critica e diciamo che con questo capitolo la voglia è stata proprio quella di lasciarsi alle spalle quel capitolo per riprendere quelli secondo me ben riusciti che erano gli Encounter. Ci riesce Serious Sam 3? Assolutamente sì, per quanto mi riguarda riesce in questo obiettivo. Il gameplay è ritornato a quello naturalmente dinamico dei precedenti capitoli, le armi sono anch'esse davvero ben sviluppate, sono molto molto divertenti da utilizzare e soprattutto il design, la scelta di design che è stata fatta in questo Serious Sam 3 secondo me è azzeccato, ovvero sia quella di riportare il tutto a un aspetto un minimo più realistico e quindi lasciare perdere quello che è il cartunoso che ha caratterizzato Serious Sam 2. Quindi sotto questo punto di vista secondo me ottimo lavoro e ottima scelta. Come potete vedere anche graficamente il Serious Engine 3.5, se non erro, fa giustizia al gioco, quindi è secondo me molto ben dettagliato. Certo, gli ambienti sono quel che sono, però c'è anche da dire che i modelli poligonali sono molto ispirati e quindi la grafica secondo me è un aspetto positivo di questo gioco. Ovviamente il gameplay è quello, quindi un FPS ad arena con eventualmente orde di nemici che ci verranno incontro per farci la pelle e noi che appunto scorrezzeremo su queste mappe, su queste arene, per eventualmente difenderci e cercare di non morire come io sto per fare in questo momento. Quindi bisogna essere abituati a muoversi, a schivare i proiettili, ad affrontare ogni nemico in modo differente, come per esempio questi bellissimi Claire che ti inseguono e cercano di mazzularti a colpi di cariche. Comunque questi ce l'hanno già negli altri capitoli e va bene. Però insomma tutti i nemici, il bestiario di Serious Sam 3 ovviamente riprende quelli che sono
i vecchi capitoli, quindi riprende quelli che sono i classici nemici dai kamikaze ai tizi senza testa, agli scorpioni, e aggiunge altri nemici che secondo me sono ben realizzati, quindi le streghe, le scimmiette volanti. Non vi spoilerò nulla, giocateci perché secondo me sono davvero ben fatti e sono delle interessanti innovazioni, insomma, sono delle interessanti new entry che sicuramente faranno felici i vecchi appassionati di Serious Sam. Appunto dico questo perché la casa, la Crow Team, ha deciso proprio di accontentare di fatto tutti gli appassionati di Serious Sam, quindi ha deciso di rendere omaggio ai vecchi capitoli ritornando a quello che era il gameplay che conoscevamo con i primi encounter, e questo è sicuramente una cosa da apprezzare perché è una community, cioè scusate, è una casa che ha deciso di accontentare in pieno la community, quindi sotto questo punto di vista ben fatto alla Crow Team. Sicuramente quindi una perla, a dispetto di quelle che sono le recensioni online, che secondo me, non so, insomma, comunque dicono un sacco di cavolate per quanto mi riguarda sul gioco, parecchie, molto probabilmente, non so, c'è proprio una politica per eventualmente eliminare questo genere dalla faccia della terra, però non datevi ascolto, giocatelo e divertitevi. Abbiamo anche la modalità co-op in 16 giocatori, che è un qualcosa di epico, anche se ovviamente ci sono dei problemi di lag, però lì va un attimino a, insomma, in base alla connessione dei vari giocatori. E poi c'è anche da dire che comunque è uno spasso, il co-op di questo gioco è uno spasso. Per quanto riguarda invece il multiplayer competitivo, le mappe sono quello che sono, non sono naturalmente ispiratissime, però è il classico FPS ad arena, quindi anche su quel lato ci si può divertire. Qui era Mascherato Amici, vi ringrazio per la vostra attenzione, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti! Bene ragazzi, questa era la prima parte di Video Gems 2011. Speriamo vi sia piaciuta e restate connessi per non perdervi la seconda parte con altre 4 gemme segnalate da noi. A presto!